Da un paio d'anni Fondazione Progetto Arca ha sviluppato un'area dedicata a progetti di formazione e inserimento lavorativo. Questi progetti sono rivolti ai nostri ospiti, che sono ospiti in fragilità, per la maggior parte persone straniere, ma anche molti italiani che abitano i nostri appartamenti. L'idea è stata un po' quella di iniziare a fare un percorso di elaborazione dei bisogni e indagare i desiderata delle persone. Sono emerse sempre di più una serie di volontà di formarsi e di formarsi in ambiti specifici. L'idea quindi è stata quella di creare dei percorsi di formazione ad hoc, quindi formazioni specifiche dedicate solo ai nostri ospiti in ambiti specifici che sono quelli desiderati da loro o magari in cui avevano anche già delle esperienze nel loro paese d'origine. Questo percorso ci ha portato a scoprire una serie di enti su Milano e una scuola di formazione come ASLAM che ci ha proposto di creare insieme dei percorsi. Tutto questo viene completato con la possibilità, grazie a CDO, poi di entrare in contatto con delle aziende e di far fare dei colloqui di lavoro ai ragazzi che si sono formati. ASLAM ha potuto accogliere la necessità di Progetto Arca di sviluppare un corso specifico sulla saldatura per la tipologia di utenza che è andata ad incontrare e che aveva necessità di formare. Questo proprio perché noi possiamo lavorare anche con fondi interprofessionali grazie alla collaborazione con alcune agenzie per il lavoro, per cui abbiamo formato in questo corso una decina di ragazzi migranti in una professione molto richiesta in questo momento, che è quella del saldatore. I ragazzi hanno svolto un percorso di 120 ore, imparando nel nostro laboratorio che si trova a Magenta tutte le tecniche di saldatura. Al termine del percorso ai ragazzi abbiamo potuto rilasciare un certificato di competenza all'interno del quale sono appunto riportate tutte le competenze che loro hanno sviluppato durante il percorso, che potrà essere utile a loro per inserirlo nel loro curriculum e quindi presentarsi alle aziende per poi essere inseriti nel mondo del lavoro. CDO ha messo insieme queste due realtà perché ha nel suo DNA quello di far sì che le nostre aziende possano incontrarsi. Nel caso specifico c'era l'esigenza di dover formare delle persone, migranti, che avevano necessità di essere reintegrate nel mondo del lavoro e della società. CDO parte dal presupposto che ogni persona per esprimersi deve lavorare, perché è nel lavoro che uno esprime sé e quindi nel lavoro trova la propria realizzazione. Don Giussani, che è l'ideatore della Compagnia delle Opere, dice in un suo testo, L'Io Potere le Opere, che il lavoro non è semplicemente un diritto e un dovere, ma è un bisogno che permette alla persona di esprimere sé, di realizzarsi e di trovare il proprio posto all'interno della società, in modo tale che il proprio talento possa esprimersi.